dall'affanno, Pietro si lasciò scivolare a terra. Intorno a lui, quelli che sarebbero dovuti essere e non erano mai diventati giardini, i prati dietro la chiesa di legno, la cosa più bella che avesse il paese nuovo. La chiesa di legno non era mai chiesa in realtà, non era mai stata consacrata. Per anni i parrocchiani